Ricordare l'avvocato Luigi Benni, Gigi per noi che lo conoscevamo da tanti anni, non è semplice, si rischia in questi casi sempre di cadere nella retorica. Diciamo subito che i civitavecchiesi, gli abitanti di questo territorio, magari alcuni di loro non lo hanno neanche conosciuto, dovrebbero comunque ringraziarlo. Perché se Tele Civitavecchia è ancora qui, è qui, dopo 43 anni di attività, è anche grazie a lui, oltre che al lavoro delle tantissime decine di persone che col volontariato, con tanto impegno, con passione, con una straordinaria forza d'animo hanno portato avanti questa esperienza in una realtà difficile come la nostra. Ecco, Gigi Benni per oltre 20 anni è stato un faro per TRC, l'ha sostenuta con passione, mettendo a disposizione la sua intelligenza, le sue conoscenze, la sua professionalità. Ma Gigi era oltre, era ogni riunione nel suo studio di Via Cialdi la sera, dopo che aveva terminato il suo lavoro e si parlava dei problemi di TRC, era un arricchimento anche da un punto di vista culturale, una persona di un livello notevole, curiosissimo, mi chiedeva a volte con la faccia stupita come un ragazzo delle evoluzioni della politica di quel tempo, che era qualcosa, mi dispiace dirlo, ma è la verità, di molto più nobile rispetto a quella di adesso. E si parlava di tutto, con Gigi potevi parlare di tutto, dei problemi dello sviluppo, di questa città che doveva crescere e che lui guardava con grande interesse, qualsiasi progetto riguardasse la città, che, per il quale poteva anche non essere direttamente interessato, anche nel settore portuale dove aveva tanti imprenditori, amici, civitavecchiesi veri, come lui lo interessava e lo appassionava. E poi il suo essere liberale. Io ci ripensavo ieri sera, dopo aver saputo purtroppo del suo passaggio, e ripensavo a un momento particolare, di due personaggi particolari, di due grandi civitavecchiesi, e fu il giorno nel quale io lo chiesi un appuntamento alla senatrice Mafalda Molinari e assieme a Gigi Benni andammo per sentire la senatrice che aveva manifestato l'interesse a sostenere per un certo periodo di anni l'attività di TRC. Entrambi fecero, anche se di diverse aree culturali, fecero lo stesso ragionamento. Tele Civitavecchia deve rimanere una televisione libera, dove ci sia la libertà di informazione. Uscendo dalla casa della senatrice di Via Berbera, risalendo nella mia macchina, Gigi mi disse: abbiamo incontrato veramente una gentildonna. E Gigi era veramente un galantuomo.